stato l'animo è ottimo. Ci siamo regalati la possibilità di continuare ad inseguire un sogno, quindi il morale è altissimo, la voglia è altrettanto alta per cercare di centrare un obiettivo che all'inizio stagione era impensabile, ma che poi è diventata una cosa reale. Ci siamo arrivati, punto. Ci siamo arrivati a discapito di tutti quelli che non ritengono che ci dovevamo arrivare, non ritenessero che ci dovessimo arrivare e che non meritavamo di esserci. Invece, secondo me, ci siamo arrivati meritatamente durante il percorso, grazie al percorso del campionato che ci ha permesso di arrivare secondi e grazie al percorso dei playoff. Quindi siamo strafelici di essere lì e vogliosi di combattere per un obiettivo che, come ho detto prima, probabilmente inizio dell'anno non era preventivabile, ma che adesso è ad un passo. Ma io penso che nel nostro gruppo di lavoro, che comprende giocatori, staff, dirigenti e tutti coloro che sono stati accanto a noi, ci sia sempre stato questo spirito. E quindi andremo a battagliare sul campo di Pescara per provare a portare a casa questo risultato. Quindi sicuramente saremo sufficienti, quelli che ci saranno saranno sufficienti per dare battaglia. Ecco, queste assenze potrebbero portarti a pensare a fare qualche cambiamento, anche tattico oppure... Sai, non lo so se è un record o se non è un record avere 5 squalificati, ma sono tanti, però... il ruolo chiave poi, quelli. Sì, intanto non ci si può fare niente, quindi abbiamo avuto la possibilità di lavorare bene anche questa settimana e qualcosina di interessante proporremo. Per quello che riguarda i favori del pronostico, non so chi abbia pronosticato il Siena favorito, ma sinceramente non sono in grado di darvi una risposta se vanno confermati oppure no. Io so che il Siena e il Cosenza hanno fatto un percorso e sono arrivati a questa finale, quindi sono sicuramente due squadre che l'hanno meritata. Chi sarà favorito, chi è favorito, non lo so chi lo può stabilire. Io credo che noi ci arriviamo con tutto l'entusiasmo del mondo, loro ci arrivano con tutto l'entusiasmo del mondo. Probabilmente, sicuramente a inizio campionato nessuno avrebbe mai pensato ad una finale di questo genere. Ci siamo e quindi ce la giocheremo. Per quanto riguarda la seconda domanda, il discorso sulla solidità difensiva, io ho visto un po' di numeri. Durante l'arco del campionato abbiamo preso qualche gol in meno del Cosenza e abbiamo fatto gli stessi gol del Cosenza, quindi secondo me è una partita che parte alla pari. È una finale, le finali sono partite particolari, non so se sarà bella, non so se sarà brutta, sarà una partita tesa, tirata, spesso sono gli episodi a deciderla. Abbiamo visto cosa è successo alla finale di Champions, quindi l'unico pensiero che dobbiamo avere è essere concentrati sul nostro obiettivo, andare dentro decisi, duri, compatti, con la consapevolezza del percorso che abbiamo fatto. Poi quello che sarà, purtroppo o fortunatamente, se ne parlerà poi a cose fatte. Il Cosenza rispecchia il suo allenatore. Cosenza è una squadra, ha un allenatore esperto, molto bravo, che ha già vinto questo campionato, che sa come parlare, sa come comportarsi, sa come gestire situazioni di questo genere. Cosenza è una squadra così, una squadra tosta, compatta, difficile da battere, e poi effettivamente è arrivata quinta, ma sono arrivate, c'era un buon livellamento in quel girone, quindi c'erano squadre che avevano un pochino più di qualità, però una squadra dura, difficilissima da incontrare, come è normale che sia arrivati a questo punto.